Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, oggi per voi ho pensato a questo trucco ispirato al video di Katy Perry, Unconditionally. È un trucco incentrato principalmente sulle labbra, con questo rossetto color fucsia, color ciclamino, e ha degli occhi molto neutri sui toni del marrone. Niente, spero che il trucco vi piaccia e vi lascio il tutorial. Iniziamo con la base. Prendo la mia BB cream. Ho un fondotinta se voi preferite. Prendo la mia spugnetta e la passo su tutto il viso. Finito con il fondotinta barra BB cream, passo a prendere il mio correttore. Ora prendo un pennellino a lingua di gatto, come questo qua, prelevo un po' di prodotto e vado a metterlo sulle zone che non necessitano. Quindi io vado nella zona occhiaie, brufoli e direi basta. Finito con il correttore, vado a prendere la cipria. Io metto un po' di prodotto all'interno del tappo. Scuoto un pochino, prendo con la spugnetta il prodotto, batto l'eccesso e poi lo passo per eliminare ancora di più l'eccesso sulla mano. E vado a tamponare sul viso. Ok, adesso passiamo agli occhi. Io vado a prendere come prima cosa il primer per occhi e lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile e un pochino anche nella rima inferiore dell'occhio. Vado a mettere un po' di burro di cacao. Così nel frattempo che andiamo a truccare gli occhi, il burro cacao ammorbidisce un po' le labbra. Io per il trucco occhi utilizzerò interamente la palette della Urban Decay, la Naked, la prima palette. Andrò a fare un mix tra Naked e Buck. Prenderò un po' più di Naked rispetto a Buck. Elimino l'eccesso e vado a tamponare sull'occhio. Pulisco un po' il pennellino e vado a sfumare il prodotto. Sempre dalla palettina della Naked andiamo a prendere soltanto Buck, questo qua, con lo stesso pennellino di prima, e vado nella piega dell'occhio. In questo modo andiamo a dare un po' di definizione allo sguardo. Adesso puliamo un po' il pennellino
e come abbiamo fatto prima, cioè con movimenti circolari verso l'interno, andiamo a sfumare il prodotto. Allora, adesso prendiamo una matita nera. Siccome Katy Perry nel video ha degli occhi molto naturali, truccati in modo molto naturale, anche la linea non è una linea di eyeliner ma una linea di matita. Quindi prendo la mia matita e vado vicino all'attaccatura delle ciglia. E mi limito a seguire il contorno dell'occhio. Poi prendo subito dopo un pennellino, questo qua è un pennellino per labbra, quindi con la punta molto piccolina, e vado a sfumare la matita che ho appena applicato. Adesso faccio la stessa identica cosa però nella rima inferiore, rimango sempre all'attaccatura delle ciglia, non vado all'interno. Adesso con lo stesso pennellino con cui abbiamo sfumato la matita prendiamo di nuovo l'ombretto BAC e andiamo a tamponarlo sopra la matita che abbiamo applicato. Anche nella rima inferiore. Vado a sistemarmi le sopracciglia, quindi pettino, riempio e ripettino. Torniamo agli occhi, vado a riprendere il mio pennellino, lo pulisco un pochino, così tolgo l'eccesso di marrone che abbiamo utilizzato prima e vado a prendere l'ombretto Virgin, il più chiaro, andiamo a creare dei punti luce. Vado nell'arcata sopraccigliare e lo sfumo bene con l'ombretto BAC. Andiamo anche un po' nell'angolo interno per creare un po' di un punto luce anche qua. Adesso mascara. Io come mascara sto utilizzando lo Shock della Colista. Adesso passiamo alle labbra. Il look praticamente è incentrato sulle labbra, quindi tolgo l'eccesso di burro di cacao che ho applicato prima. Vado a prendere la matita per labbra. Io prendo il pastello della Neve Makeup, il Ballerina, e vado a tracciare il contorno delle mie labbra. Visto
visto che ho delle labbra molto irregolari, io da questa parte sono andata un leggermente fuori dalla mia linea per ricreare, per cercare di equilibrare un po' le labbra. Vado sempre con la matitina, la porto un po' all'interno, in questo modo faremo durare un po' più il make-up. Prendo un pennellino per labbra e sfumo leggermente la matita. Siccome io non ho il rossetto uguale identico a quello che usa Katy Perry, io farò un mix di questi due rossetti della Rimmel. Questo è il numero 20, il Lasting Finish, e sempre Lasting Finish il numero 09. Allora, inizio con il numero 20. Per essere un po' più precisa, prendo di nuovo il mio pennellino, prendo un po' di prodotto e vado ad applicare. Altro rossetto, lo tampono sulle labbra. In questo modo andiamo un po' a scurire il rossetto che abbiamo applicato, perché Katy Perry nel suo video c'ha un fucsia un po' più scuro rispetto a quello che ho utilizzato io ora. Al viso. Allora, per il contouring io utilizzo questo ombretto color biscotto della Kryolan. Prelevo un po' di prodotto, elimino l'eccesso e vado a fare il mio contouring. Che usa Katy Perry nel video è molto simile al colore del rossetto, quindi io andrò ad utilizzare questo blush, il nome è Starfish della Neve Makeup dalla palette Blushissimi. Prelevo poco prodotto perché è molto pigmentato e lo stendo sulle guance. Con movimenti circolari andando verso l'alto. E sfumo bene. Ecco qui ragazze, il trucco è finito. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao ciao!